Buongiorno a tutti, rieccoci sempre qua a Fiera Cavalli. In questo momento siamo in compagnia di Rebecca Greggio. Buongiorno Rebecca, salve. Grazie a tutti per essere con noi. Rebecca è campionessa italiana di volteggio, ha ottenuto questo meraviglioso titolo recentemente, proprio nel mese di ottobre, al campionato italiano di volteggio che si è svolto al centro ippico monzese ad ottobre. E quindi siamo qua per conoscerla un po' più a fondo. Allora, Rebecca arriva da un anno un po' ricco di alti e bassi, una brutta scottatura ad un mondiale, ma quello che secondo me è la cosa fondamentale è la reazione alle brutte scottature e agli eventi che possono andare male nella vita, che però secondo me la cosa importante è reagire. E Rebecca ha reagito alla grande, perché una medaglia d'oro ad un campionato italiano della propria specialità non è cosa da poco. Quindi Rebecca, cosa possiamo dire di questo campionato italiano? Beh, diciamo che è stato un pochino una rinascita per me e anche per Davide, che è il mio partner di Padedè. Siamo entrambi rimasti scottati dall'esperienza degli europei. Entrambi siamo stati eliminati, cioè ci siamo ritirati a titolo individuale e siamo stati appunto eliminati per tutto ciò che sappiamo, poi chi vorrà leggerà nell'articolo, e dal Padedè, che era la cosa a cui tenevamo veramente tanto, e quindi abbiamo voluto darci vita nuova e provando a lanciarci in un nuovo progetto insieme, okay, io e lui. Ovviamente questa supportati è la cosa da che tutto secondo il me team. È più importante il come avete cercato di rinascere e di reagire. Sì, abbiamo diciamo supportati poi da tutto il team, sia il proprietario del maneggio, che si occupa anche poi di aiutarci nell'addestramento del cavallo, che è Claire Dulogie, che abbiamo portato in gara al campionato italiano, e comunque i tecnici che ci hanno affiancati, Claudia, Emanuele, e diciamo che questo lavoro di squadra ulteriormente ha fatto sì che io e Davide fossimo liberi di sperimentare questa nuova... questa nuova esperienza insieme, lui come longeur e io comunque essere longiata da un'altra persona che non sia Claudia, che da anni mi longia, da quando sono piccola, da quando sono alta così, è stata un'esperienza bella. Comunque abbiamo condiviso, sappiamo che nell'addestramento di un cavallo ci sono alti e bassi come questa stagione, diciamo che è stato il connubio perfetto, e questa cosa insieme veramente ci ha fatto riscoprire la voglia di questo sport che un pochino si era affievolita. Quindi è stato un campionato affrontato in una maniera totalmente diversa da quella a cui voi eravate abituati, quindi un longeur nuovo, diverso, quindi non più Claudia ma Davide, e un cavallo diverso, quindi sì, non è più il vostro storico cavallo che avevate pensato di portare a Flinge, ma un cavallo nuovo, un cavallo giovane addestrato da voi. Raccontami un po' meglio. Sì, allora noi abbiamo deciso dopo appunto questa esperienza agli europei di lasciare a riposo Orlando, lasciargli i suoi tempi, ma anche i nostri tempi, non solo per il cavallo. Abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per metabolizzare, che in realtà poi non metabolizzeremo mai, perché è stata una brutta scottatura. La vedrete in maniera diversa. Esatto, esatto. La vedrete come un'opportunità. Esatto, e infatti... E ci siamo dati del tempo, in realtà un mesetto, in cui abbiamo deciso di staccare proprio, cioè andavamo in maneggio sì, ma accarezzavamo Orlando, accarezzavamo i cavalli, nulla di più. E devo dire che questo riposo sia per Orlando che per noi mentalmente, fisicamente, perché veramente la preparazione per gli europei è stata estenuante, e poi veniva in un periodo in cui eravamo in piena sessione d'esame, quindi veramente tutto dal punto di vista psicofisico è stato tanto. E quindi diciamo questo che... cavallo nuovo invece, esatto, Claire. Quindi abbiamo deciso di lasciare a riposo Orlando perché abbiamo deciso che non doveva più succedere una cosa come la Svezia, perché non abbiamo detto non vi siete incaponiti su una cosa che in esatto quel momento non girava, non funzionava, esatto, nella maniera in cui volevate voi, perché dovevamo darci anche un piano B. Noi in Svezia non avevamo un piano B. E quindi abbiamo detto, adesso non possiamo più essere impreparati. Perciò abbiamo questo cavallo che ha un potenziale immenso a casa, appunto Eclair. Perché non dargli la possibilità di esprimerlo? E perché non portarlo in gara al campionato italiano? Giusto. Così da lasciare ulteriormente i tempi a Orlando. Noi nel frattempo ci siamo allenati ovviamente anche su Orlando. Però dando la priorità a Eclair. E infatti ha dato i suoi frutti. Ok. E Eclair è un cavallo più giovane che avete addestrato voi, giusto? Con l'aiuto poi di Paolo, okay, Coppiello. E com'è andata? Allora, Eclair è un cavallo che viene dal salto e devo dire che lo fa sentire.
perché ogni tanto ti fa capire ogni tanto che se non ha voglia te lo fa capire, qualche sgroppatina, qualche acceleratina, Devo dire che, fa ridere questo aneddoto, una volta ci ha fatto fare sci nautico nel campo esterno, ha pensato bene di saltare con le redini fisse una staccionata di 1,40 m, così, per tornare in box. Quindi lui diciamo che è bravissimo quando si mette e lavora bene, come pestifero da morire quando decide che non è la giornata. Devo dire che ultimamente, soprattutto in fase di preparazione del campionato italiano, il cavallo si è messo molto in mood lavoro, è stato molto accondiscendente con tutto quello che gli chiedevamo, anche con me, super super paziente. Abbiamo proprio instaurato questa connessione e davvero mi sta piacendo il modo in cui stiamo lavorando insieme. E devo dire anche con Davide c'è feeling tra i due, questo mi piace perché è proprio una squadra. E quindi voi avete sentito anche un enorme supporto da parte di tutti i vostri compagni e la vostra scuderia in questa nuova avventura? Sì, devo dire sì, ci hanno supportati perché avevano capito anche loro che era un momento molto delicato per noi e quindi hanno provato anche loro a stimolarci e a dirci provateci, dai, forza. E devo dire che anche la loro spinta effettivamente ci ha giovato poi. Meno male, bene. E quindi adesso, prima mi raccontavi che avete degli importanti obiettivi futuri. Sì, adesso fortunatamente non è tutto perduto, meno male. E adesso abbiamo ricevuto poco fa la convocazione alla finale di Coppa del Mondo che si terrà a inizio gennaio, mi sembra dall'11 al 14 di gennaio a Basilea. E ciò, secondo me, soprattutto in questo momento, è arrivato in un momento proprio topico, perché dopo comunque la soddisfazione del campionato italiano con questo cavallo nuovo, adesso rimettersi a lavorare comunque in particolare con Orlando, perché ovviamente in Coppa del Mondo usciremo con Orlando, auspicabilmente. Questa sarebbe stata la mia domanda successiva, con chi affronterai? Con Orlando, ma per il semplice motivo che non vogliamo affrettare i tempi con Eclair. Giustamente. Perché è un cavallo comunque di 8 anni, ha bisogno di crescere mentalmente e anche fisicamente come muscolatura, lui è già molto muscolato, però ha bisogno di step by step, non serve a niente correre. Abbiamo comunque un cavallo super che è Orlando, a cui vogliamo un bene dell'anima e che al momento può portare tranquillamente quello che abbiamo da portare. È stato un piccolo inghippo quello della Svezia, ma non per questo tutto è perduto. Okay. E Claire subentrerà poi. Giustamente. E adesso ti faccio una domanda. Quali sono gli elementi che rendono un volteggiatore un ottimo volteggiatore? Difficile? Allora, la capacità di adattamento in primis. Perché noi volteggiatori, diciamo che ciò che distingue il bravo volteggiatore da un volteggiatore comunque medio è il fatto di sapersi adattare a qualsiasi cavallo. Ogni cavallo ha la propria andatura, il proprio modo di comunque di portarsi. Quindi ogni volteggiatore, diciamo, deve a suo modo sapersi adattare. Se c'è un problema con un cavallo, come ad esempio abbiamo avuto noi, avere un piano B, tu comunque devi essere pronto e devi poter andare su un altro cavallo nel caso. Nel volteggio c'è questa cosa che mi piace molto, che si tende a condividere i cavalli, c'è molto, diciamo, team building anche all'estero, se si ha un problema comunque si chiede anche ad altre nazioni o internamente all'Italia. Quindi per un volteggiatore, secondo me, lo spirito di adattamento in primis, e poi in realtà tutta la parte di mentale, tantissimo mentale. Puoi essere il più forte, il più elastico, il più tutto del mondo, ma se non hai la testa, se non sei sul pezzo, se non sai quello che vuoi e se non sei perseverante nei tuoi obiettivi, non ce la fai. Ci sono tantissimi bassi, anche alti, ma tanti bassi. E soprattutto quando lavori ad alto livello, che la cosa diventa, tra virgolette, un po' più noiosa, perché sono sempre le stesse cose che devi portare all'estrema pulizia e perfezione, lì davvero ci devi essere con la testa. Beh, giustamente. Che cosa diresti ad un bambino, un ragazzino che si sta approcciando a questa disciplina oppure che, approcciandosi al mondo del cavallo, sta pensando di scegliere il volteggio? Cosa gli diresti per invogliarlo? Che è uno sport meraviglioso perché crea una connessione pazzesca con il proprio cavallo e crea davvero un enorme spirito di squadra. Io lo vedo tra i ragazzini che alleniamo, quelli più piccolini, e sono davvero tanto uniti. Cioè,
non è solo una squadra a livello di cavallo volteggiatore, ma è anche una squadra a livello di ragazzi. Io vedo anche dei ragazzi nostri che magari competono l'uno contro l'altro, ma in realtà rivalità non c'è, perché comunque c'è questo spirito di squadra e poi questa connessione pazzesca con il cavallo. Cioè, io posso dire che conosco perfettamente i cavalli su cui volteggio e so ogni loro minima mossa. Se io so che il cavallo ruota l'orecchio di qua, so già che cosa farà, capito? Hai questa connessione pazzesca che è inspiegabile. Empatia. Ma penso che che in particolare nel volteggio, perché è di estrema fiducia come sport, perché d'altronde o il cavallo va bene o tu rischi ovviamente di cadere, ma come anche negli altri sport, in particolare in questo che parliamo comunque di esercizi fisici sopra, quindi gli atletici. Sì, assolutamente. Ecco, quindi tantissima anche la fiducia, è proprio bello. Benissimo Rebecca, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata che ho trovato molto interessante, spero che anche per te emergano cose interessanti. Ti ringrazio molto, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il futuro, che ti auguro sia il più meraviglioso possibile. Grazie mille, grazie. Grazie.